Bentornati a tutti in questo nuovissimo video. Oggi il tetto lo togliamo, garantito. Allora, ci siamo già attrezzati, dov'è che? Allora, abbiamo preso del liquido refrigerante, questo qua è quello di un tornio, per raffreddare le lame del lesto. Abbiamo comprato svariate lame del gattuccio, ok? Quindi proseguiremo da qui e taglieremo il tetto. Probabilmente magari tiriamo via una porzione di questo ferro, così invece che tagliarne due ne tagliamo soltanto uno e così magari ci semplifichiamo il lavoro. Nel mentre che uno taglierà il tetto, abbiamo finalmente arrivato all'attrezzatura che aspettavamo, cioè quella, un taglio plasma, dove abbiamo già fatto delle prove, ok? Perché facciamo così? Praticamente andiamo a togliere questa parte di ferro, questa qui, di modo che poi valutiamo, invece di tagliare due lamiere qua dove possiamo, ne taglieremo soltanto una, quella che rimane più interna ed è sicuramente più veloce che usare neanche il gattuccio. Poi vediamo se usarlo anche sul tetto. Così facendo dovremmo velocizzare parecchio il tutto e fare anche, sì dai, dovremmo fare anche un po' prima. Quindi allora iniziamo e vediamo un po' come andrà a finire oggi. Allora, sono passati circa 10 minuti, non andiamo malaccio, non so, nella sezione sotto non voglio, ho paura di andare a guardare. Vabbè, cambiamo operatore. Com'è lì la situazione? Beh, un po' storto, ma piano piano ce la facciamo, almeno uno scatolato è giù. A differenza della parte posteriore, che come potete sentire ci sono dei grossi problemi, qui davanti non andiamo a malaccio. Comunque vi consiglio spassionatamente, usate quell'olio, perché veramente la differenza è tantissima. Lo tenete lubrificato un pochino, poi vi faccio vedere quanta roba sta tagliando e comunque fa stratanta differenza. Tiene fredda la lama, lubrificata, top, veramente, ve lo consiglio. Tanto con 5 litri di olio fate su, penso 250 litri circa di refrigerante, quindi ve lo consiglio. La situazione qui nello specifico è questa. Praticamente bisogna togliere quel pezzo di legno per riuscire a scendere col taglio, ma comunque fino adesso la situazione è questa. Poi adesso vediamo, qui è stata fatta una finestra, vediamo se allargare un po' quella finestra qui o se passare dentro con la lama del gattuccio in questa fessura. Dovrebbe passarci, lo stiamo tagliando col plasma, uno per metterci di meno, due perché quando faremo l'interno compreremo le piastre. Non sapendo se le taglieremo noi o se le compreremo già tagliate, abbiamo preferito far pratica adesso con questa, poi se sbagliamo non succede niente, per prenderci su un po' la mano e vedere di capire come funziona. Non abbiamo mai usato un plasma, quindi è un buon, è buono per imparare, dai. Dai, finiamo di tagliare la parte da davanti e poi passiamo ai verticali e speriamo che si stacchi giù il tetto, ma secondo me viene giù ammazzate perché con la sola lama non penso che abbiamo la tolleranza per riuscire a picchiarlo giù, però ci proviamo, dai. La situazione all'interno invece è la seguente: è comparso un taglio e una lama. Beh, adesso non taglio la parte che ritenevo critica, però dai che lo tiriamo giù. Allora, la parte anteriore l'abbiamo tagliata tutta. Ok, perfetto. Adesso passerò i laterali, magari vedo un po' come partire, perché è ovvio che non posso più stare seduto sopra. La fortuna vuole che questo sia alluminio, era stato messo per chiudere, quindi lo taglierò qua, tra la saldatura e questo, in modo che taglio solo l'alluminio, avrò poche bacchette piene da tagliare. Vediamo un po' come procedere. Probabilmente mi conviene fare due tagli, magari uno qui e uno un po' più in là, per dargli agio poi a cadere. Vediamo. Partirò da là dietro, probabilmente verrò in avanti, che da qui a qui è tutto ferro, mentre da qua poi c'è l'alluminio.
e idem di là, da qui a qui che è stata parte ricostruita, è tutto ferro, mentre da qui parte l'alluminio. Adesso vediamo come fare. Allora, ho avuto un attimo di abbattimento. Per tagliare da qui a qui ci ho messo più tempo che a tagliarlo da lì a lì. Giuro che non so cosa c'è lì sotto, ma se lo scopro veramente. Vabbè, andiamo avanti. Siamo arrivati a qui, manca da qui a praticamente lì. Però taglio prima la stessa sezione, quindi da qui a lì, dove c'è l'altro taglio, questo, lo faccio dall'altra parte, così poi eventualmente posso evitare di stare qua sopra. Tanto non scende, non verrà mai giù, però almeno sto un po' in sicurezza. Allora, siamo arrivati alla fine, ok? Di qua e di là, via l'acqua. In questo lato siamo qui e in quest'altro siamo qui, ok? Manca l'ultimo 70-80 centimetri da lì a lì. Adesso lo facciamo in due quel lavoro qua. Purtroppo quel gattuccio lì ha un po' di problemi con i carboncini, vediamo se riusciamo a usarlo meglio. Dopodiché, ovviamente vabbè, lo facciamo in due perché per rimuovere la parte posteriore, ok, quindi il muro, lo vogliamo tagliare dall'interno, quindi dall'interno noi ci metteremo in questo modo e taglieremo dall'interno questo. Per il primo pezzo, poi lo taglieremo da fuori perché sennò ci viene un casino. Io qua ho provato a inciderlo, solo che avendo dietro tanto spessore di ferro non ho una lama abbastanza lunga per fare questo movimento e riuscire a entrare, quindi lo faremo al contrario, per così, e tagliamo. Vi dirò, è un po' una mazzata quel lavoro qua. Onestamente sto riscontrando molte più difficoltà a tagliare alluminio cioè quello lì è uno strato alluminio a 3 mm e il legno sotto, che neanche a tagliare il ferro. Non so se mi impasta la lama, se mi riempie i dentini o meno. Infatti ho anche sostituito la lama, ma dove è finita quell'altra? Ah, quell'altra è questa, ma i denti qua ci sono ancora, adesso riesco a farveli vedere, sì. Sospettando che fosse la lama il problema, però non è quello, probabilmente lì non lo so, anche qua ci sono ancora tutti i denti, non lo so. Vabbè, ad ogni modo, avanti. Allora, manca poco, allora, come potete vedere qui si è già abbassato, abbiamo messo dentro questi perni per non farlo cadere lì, idem anche qua, vedete, è iniziato già a abbassarsi un pochino. Manca l'ultima spanna, gli ultimi 20 centimetri e dovrebbe cadere. Ovviamente con i perni tirando botto non fanno cadere di botto, quindi vediamo. Sì. Ok, ovviamente non è caduto un cacchio. Tolgo il testimone qua sotto. Allora, vabbè, si muove, già una buona cosa. C'è dentro la sicurezza. Ok, allora,
cazzo? Sta spaccando la regina, mi sa che sta tirando di bestia. Quello è libero? Più o meno. Cosa facciamo? Quello è libero, tiralo via. Sì, ma cade dentro, eh. Cosa succede se cade dentro? Cazzo, tutto da rifare. Vabbè. Dai una foto. Se no qua bisogna tirarlo fuori, Dopo che abbiamo tolto il dietro. Il nonno, vuoi? Ma qua giù la sua libro, vai. Togli i perni. Va giù da una parte e scende dall'altra. Se picca sul pavimento succede qualcosa. C'è tutto da rifare. Non si spacca niente. Cosa peserà quel coso qua? Va. Uè, hai bisogno di togliere quelli dietro, sennò si impunta. Ah. Questo c'è. Questo qua tiene botta. È uno strumento di lavoro. Non si può cambiare sopra. Matteo! Che legnata! E dai, è stato semplice! Questo è il punto di non ritorno. Ti avevo detto che era una buona soluzione. Che botto! Ritornando sulla prospettiva iniziale, questo è il motivo per cui l'abbiamo distrutta. Il tetto, che adesso è lì, qualche modo lo tireremo fuori dopo che abbiamo tolto il muro posteriore. La considerazione che noi facciamo è che alla fine tutta quella struttura lì, che non so quanto pesa, era attaccata solo grazie a questa saldata. Questa, quella lì, qualcosa là davanti e tutta la parte posteriore rifatta. Questo è uno dei tanti motivi per cui abbiamo deciso di distruggerla tutta. Perché là davanti vedete com'è fatta. È una buona situazione. Questa qua dietro assolutamente no. Questo è anche uno dei motivi perché avevamo messo la croce. Per questo motivo qua avevamo pure che vibrava. Non eravamo tanto convinti di distruggerla, sono onesto, ma più andiamo avanti, più abbiamo capito che è veramente l'unica soluzione. Vabbè, niente da dire, togliamo il muro posteriore e avanti. Allora, qua dietro è un pochino più dura la cosa. Allora, è stato tagliato completamente da là davanti, ok, da lì, fino, adesso mi sembra di essere arrivato zona qua, ma con dentro quella riga qui non va bene. Adesso col plasma apro fuori tutto lo scatolato, così vado dove riesco. Qui un po' di drammi, perché abbiamo sbagliato direzione, e anche qua lo aprirò fuori tutto e per staccare tutta la sezione posteriore insieme. Ovviamente si può sempre presto parlare. Allora, abbiamo un piccolo problema. Si è rotta la meccanica del gattuccio e ci sono un po' di pezzi qui, viti varie. E nello specifico si è rotto questo. Qui ci va dentro quel cuscinetto che avete visto prima qui e si è rotto qui ed era una buona situazione già qua. Adesso proviamo a sistemarlo, da che io voglio finire. Lo saldiamo, gli ridiamo la forma e proviamo a vedere se funziona. Come dice il detto, crederci sempre, arrendersi mai. Mi sa che va anche meglio di prima, va.
Potrebbe quasi sembrare una sconfitta morale questa. Nana, cosa sistemiamo? Purtroppo oggi è tutto chiuso. Non ha tenuto, cacchio. Male. Male, male. Ce la facciamo a tirare giù sto pannello per sera? Io ne ho anche un po' più nelle scatole oggi. Se sto cavolo di coso non smettessi di rompersi, sì. Non dovrebbe succedere niente. In teoria o cade dentro o cade fuori. Raffa. Spero che... Paura, eh? È libero. Sì, è libero. Libero. E se spingo va. Da che parte facciamo uscire? Dal fuori, dal dietro. Quindi entri e picchi. Vuoi il nonno? Dal nonno. Dai che va. Aspetta, cambio prospettiva, va. Mi metto in sicurezza. Ti qua fa molla. Vado, eh. Sai cosa fa? Si è appoggiato sotto. Sul pezzo che teneva sul muro vecchio. Appena scappo giù quell'angolo qui, cade. Cade? Sì. Chi è che lo alza sto coso adesso? Fantastico. Come potete vedere, allora, questa qui è dove finiva la parte vecchia. Ok, primo step, da qui in poi c'è il secondo e un pochino dei nostri errori avevamo imparato. Niente, dai, prossimo video ve lo preannuncio, probabilmente taglieremo i laterali, questo e questo qui, probabilmente lo taglieremo a questa altezza, poco più su, poco più giù di questo. Per tutta questa lunghezza, il verticale, butteremo giù questa parete, idem con questa, e dopo bisogna capire come rimuovere la parte sotto, perché di spazio qua dietro ne abbiamo, ma dobbiamo capire se lo possiamo fare come abbiamo fatto con il tetto e il muro posteriore. Quindi niente, io vi ringrazio tutti quanti e al prossimo video. Ciao a tutti.